complesso come quello dell'ex ospedale che viene riattivato e quindi rimesso in funzione, sicuramente sarà una grande opportunità per il nostro territorio, oltre che per la città di Montefalco. Quindi è atteso da tempo e sentito da tutta la popolazione e credo che il momento sia ormai arrivato. Insomma, Montefalco avrà di nuovo il suo ospedale grazie al progetto che ne farà una casa di comunità e un ospedale di comunità. L'amministrazione comunale montefalchese ne ha dato annuncio ufficiale alla cittadinanza con un incontro pubblico al Teatro San Filippo Neri, durante il quale sono stati illustrati i relativi progetti che interesseranno l'ex ospedale civile San Marco. Nella completa revisione del piano sanitario, la Giunta regionale dell'Umbria ha infatti stabilito, usufruendo dei fondi del PNRR, che il complesso che oggi ospita il Centro per l'erogazione dei servizi sanitari sarà destinato a casa di comunità e ospedale di comunità. Abbiamo avuto un'opportunità, cioè quella di utilizzare i fondi della PNRR per nell'ambito delle strutture di proprietà dell'azienda. Montefalco avevamo una struttura di proprietà bella, storica, che potevamo, ex ospedale, che potevamo utilizzare per la trasformazione in ospedale di comunità. 20 posti letto, struttura residenziale intermedia, come viene definita, tra la parte per acuti e la parte del domicilio. Abbiamo pensato in questo territorio, l'abbiamo affiancata all'altra evoluzione che c'è all'interno del distretto, la casa di comunità, che significa poi offrire nell'ambito di un rapporto tra medici, medicina generale e specialisti la presa in carico del paziente per rispondere ai bisogni cronici, per far sì appunto che queste persone siano tra virgolette coccolati dagli specialisti insieme ai medici e medicina generale. Tutta la cittadinanza stava aspettando da tempo questo risultato, quindi questa riapertura, questo rivivere, queste mura che per tanti anni sono state al servizio non solo del nostro comune ma di tutto il territorio.